Effettivamente, è la seconda sconfitta consecutiva, in casa. Anche oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra, sicuramente con obiettivi diversi rispetto ai nostri. Tutto sommato, ho visto, diciamo, per quanto riguarda la nostra squadra, è stata una buona partita. Siamo fiduciosi comunque che col tempo riusciremo a risollevarci. Effettivamente il Brancaleone, diciamo, ha avuto la fortuna di andare in gol su un calcio piazzato e poi nel secondo tempo sul tiro della domenica, insomma un tiro della tre quarti che si infila sotto l'incrocio dei pali e va in porta. Quindi tutto sommato potevamo comunque forse fare meglio, insomma abbiamo avuto un'occasione d'oro capitata sui piedi del nostro bomber che comunque non è riuscito questa volta a finalizzare come avrebbe dovuto, però la squadra ha risposto bene, eravamo orfani comunque di un Costantino squalificato e sappiamo tutti il valore che ha il ragazzo, diciamo, quando è in campo. Domenica avremo una partita importante, una gara in quel di Africo dove sarà uno scontro diretto e cercheremo di fare bene per risalire al più presto e dare continuità a tutti i nostri risultati. Sì, salve a tutti. Innanzitutto lo sapevamo di questa stagione che poteva essere insidiosa. Voglio ricordare a tutti che siamo stati ripescati l'ultimo giorno possibile e quindi la società non si è attrezzata comunque come voleva per poter affrontare quindi serenamente un campionato di promozione. Stiamo andando comunque un po' oltre le aspettative perché comunque sia abbiamo 11 punti. Le squadre sotto comunque stanno continuando a fare punti, però penso che la società non si farà trovare impreparata a dicembre per poter comunque poi trovare una salvezza che è comunque l'obiettivo nostro.